Allora, cari amici, siamo nella casa dell'amico Andrea e oltretutto sulla riva del mare, sembra di stare con nella lo casa... zono che arriva, sì, che arriva e si pervade nella casa dell'ispettore, eccolo qui, dell'ispettore Montalbano, niente meno, sulla riva del mare, col bel venticello che ci finalmente ci lambisce il cervello, e siamo qui pronti per fare una piccola, piccolissima rassegna stampa, un po' alla rinfusa, ma questo argomento lo dobbiamo riprendere perché è troppo importante. Allora, qui c'è un'intervista a Alessandro Meluzzi, mi sembra che lo conoscano tutti. In ogni parte d'Italia c'è una Bibbiano occultata dai buonisti. Lo psichiatra è l'orrore travestito da santità. Tolti figli ai poveri per dargli a chi li paga. Ma oltre ai soldi pesa un'ideologia malata, frasi sacrosante. Condivise fino all'ultimo millesimo. Che risalgono, possiamo dire, a questo grande intellettuale che fortunatamente lo fanno ancora parlare, che io ho seguito ormai da una trentina d'anni, perché lui l'ho conosciuto quando partecipava a una trasmissione in cui si parlava di neuropsicoendocrino e immunologia sul primo pomeriggio, ma almeno di 30 anni fa. Allora, ecco qui, questa è una frase per dire che, cari amici, è inutile che voi cercate di sminuire la questione. Voi avete praticato una pratica che i delinquenti hanno sempre praticato, perché proprio oggi... Quando io lo dicevo in quelle due interviste fatte a Tele Molise e a TG3 Molise nel 2003, che c'era la tratta di carne umana e non di schiavi negri ma di bambini europei, sì, non è che mi avevo le allucinazioni da droghe pesanti, certo, o leggere, sapevo esattamente quello che dicevo, tant'è che ho denunciato il presidente del Tribunale dei Minori, 7 giudici del Tribunale dei Minori, fra psicologi e assistenti sociali una decina, il presidente della ASL di Isernia, eccetera, eccetera, il comandante in capo della stazione dei carabinieri della provincia di Isernia, eccetera, eccetera. È tutta una congiura che, ammantata di buonismo, però in realtà è una tratta. E sai perché? Proprio oggi, rispondendo a un amico che faceva un commento su uno dei nostri video, spero, facevo presente positivo, sì, sì, positivo, sì, lui diceva positivamente certe cose, e io gli facevo l'esempio di una consuetudine millenaria, se non bimillenaria, perché tutti questi bambini presi a forza e portati dai preti, nei monasteri, in tutti quei centri... Viva, viva, viva Sant'Eusebio, protettore dell'anima mia, viva, viva! Hai capito? Questi bambini, era la tratta dei bambù ugualmente. Non è quella canzoncina, non è casuale, si riferisce al personaggio interpretato da Nino Manfredi in un film importante, e molto noto. Brutti e cattivi. Sì, mi sembra che... E come sempre, proprio sporchi, brutti e cattivi. Come si titolava? Sporchi, brutti e cattivi. No, lei l'ha visto. Non si titolava. Ed è questo. No, era un altro titolo. Speriamo che sia femmina. Speriamo che... No, che... O è questo, speriamo che sia femmina, lei? No, è qualcosa del genere, però adesso non mi viene in mente, vabbè. Brutti, sporchi e cattivi. Vabbè, si vede, inizia il film, che si vede che c'è questo bambino... Speriamo che sia femmina. Allora, questo per dire che questa abitudine di strappare i bambini alle famiglie, sia pure povere, le morti, le fame, che sia, è un'abitudine ammantata di buonismo, ma è un ricatto psicologico, perché è chiaro che quando tu prendi un bambino piccolissimo, gli fai fare l'iter per diventare sacerdote. Questo sacerdote, questa è una cosa, è difficilissimo trovare un sacerdote santo, realmente santo e disposto verso gli altri.
Perché? Perché è stato educato, come si titola? Per grazia ricevuta. Ah, per grazia ricevuta. Per grazia ricevuta, hai ragione. È stato educato nel chiuso di un carcere, con una mentalità da carceriere, poi con l'uso spregiudicato delle punizioni, delle minacce e della violenza che io mi posso... Con le scariche elettriche o meno, sempre violenza anche fisica. Ma io mi immagino nel 1200, nel 1300, nel 1500, cosa poteva accadere, no? Una mente condizionata fino in fondo, partorita poi da mente malata che generava una nuova mente malata. È naturale. Ed ricordiamocelo molto bene, perché questi sono i punti essenziali che ci dobbiamo ricordare. Quando noi combattiamo contro questi sacerdoti, noi combattiamo soprattutto contro una mentalità inumana che deve essere, con la scusa che devono essere dedicate esclusivamente al culto della divinità, eccetera, vengono resi insensibili alle grandi fondamentali esigenze umane, che sono l'affettività, il bisogno di relazionarsi, il bisogno. Allora dice, noi siamo fatti così, va bene, allora però prendine uno in età di maggiorenne, a 21 anni, fa le sue scelte e nessuno dice niente, ma tu prendi un bambino di 3 o 4 anni, 5 anni e gli dai questa formazione, è una cosa che fa veramente schifo. Dell'acqua, del vino, della birra? Soprattutto adesso no, soprattutto Valdobbiadene. Buongiorno, buonasera anzi. Oh, proseguiamo, e siamo sempre in quest'ambito. Perché è bene che sia uscita questa cosa, adesso cercano in tutti i modi di mettere a tacere la questione. Ma qui si tratta di un business di 4,5 miliardi di euro. Ecco, anno! Qua. Annuo! Avete capito cos'è quanto sono buoni? Quando io nel 2003 feci un'indagine a tutto campo nel Molise, che vale più o meno un cinquantesimo della popolazione italiana, perché più o meno c'ha 800.000 abitanti, quindi un settantesimo sì, della popolazione italiana. In quel contesto io rintracciai circa una trentacinquina di famiglie a cui avevano sottratto i figli per circa una cinquantina di ragazzi complessivamente, che alcune famiglie hanno tolti anche due, tre, quattro. Strappati figli! Senza nessuna pietà oltre. E questo generava un giro d'affari nel Molise di 35 milioni l'anno. In euro. In euro. Perché nel 2003 già c'erano gli euro. Quindi, quindi un sessantesimo del circolo di denaro sporco, più sporco di quello penso è difficile. Esattamente. Molto più sporco della prostituzione. Direi. Anche perché lì c'è la pedofilia, c'è la deformazione psicologica verso l'infanzia, la deturpazione dell'identità degli individui. Soprattutto, non a caso rientra poi nell'ambito di tutte queste battaglie che questa gente sta conducendo contro l'identificazione dell'essere umano, perché tutto quello che viene fatto è finalizzato alla distruzione dei legami umani. Esattamente, ed è finalizzato a ridurre l'umanità a un gregge di monadi, sì, di monadi isolate le une dalle altre, perché tenute assieme solo dalla paura e dal denaro. Dal denaro degli altri. Andiamo. Proseguiamo, a fini fantasma per far girare soldi e bambini promessi ai gruppi LGBT. No, che adesso hanno una marea di sigle successive che io tutto l'alfabeto non basta più. Sì. Senza nessuna pietà, senza nessuna discernimento. Io, guardate, cari amici, lo dico con la massima sincerità, li impiccherei tutti quanti, tutti impiccati. Io gliel'ho promesso a tutti. Andiamo avanti.
parla la prima pentita di Bibiano, pensavamo solo a togliere i bambini, c'è scritto. Che con due cani, perché c'è la cagna di lì. Ma non è neanche vero fino in fondo, pensavamo solo a soldi attraverso i bambini e a tutte le soddisfazioni attraverso i bambini. Loro dovevano strappare i bambini perché evidentemente era la cosa più semplice. E soprattutto c'era una concordanza di carattere politico, psicologico, politico con cui gestiva o gestisce disgraziatamente ancora oggi tutte le frange del potere, a cominciare dalla magistratura. Oppure l'appennatore, quindi devo un attimo verificare. Se ce la faccio magari per domenica veniamo. Capito? Il business dei bimbi rubati vale 4,5 miliardi, ve lo faccio di nuovo rivedere, perché sappiate dove vanno i nostri soldi. Quando con la scusa che dobbiamo saldare certi debiti con l'Europa, no? Ci chiedono dei soldi con le tasse. Poi nessuno va a verificare, no, dove vanno sti soldi delle tasse. I soldi delle tasse vanno qui, vanno qui, capito? Allora noi abbiamo tutti i diritti di dire, ah sì, tu li utilizzi... O alla cocaina per i parlamentari, tipo Vincenzo Scotti, tanto per dirne una. Sì, va bene, ma è roba da poco, poi la cocaina loro se la rimediano con la massima tranquillità, perché noi sappiamo chi è Vincenzo Scotti. Che cos'è l'organizzazione a cui lui aderisce, alle varie organizzazioni. Sì, ma quello più importante a cui aderisce. Diciamolo. È universitario. La massoneria dei cavalieri di Malta. Esattamente. Così si sa, incominciamo a mettere un po' di tasselli qua e là. Certo. Come anche il signor, chi c'era, uno di quelli che ha fatto parte del governo attuale, che ce l'hanno infilato non è né leghista, né del Movimento 5 Stelle. Perché era quello che hanno mandato a... Francia. Quello che è diventato ministro dell'economia, che non è né dell'uno né dell'altro. Esatto. Il signor ministro Tria. Quell'altro che si chiama invece Savona. Non l'ha fatto più ministro. Sì. Ci hanno provato. Hanno messo di mezzo Savona. Però adesso, gli hanno dato un vice ministero di altro genere. Sì. Che però è lui che controlla. Sì, esatto. Mette il nome, la firma, ma è Savona. Savona. Diciamo che... anche lui, cavaliere di Malta. Quella famosa università gestita, di cui è presidente niente meno che Vincenzo Scotti, è l'università che forma quelli dei servizi segreti. Perché quando tu ti sei diplomato in quella università... No, diciamo anche l'università, così si sa. Sai che non mi ricordo più qual è il nome? È un nome straniero. L'università di Malta. Che prima aveva la sede nella mia vecchia scuola. Ti ricordi che ci siamo andati? San Leone Magno. Ecco, a Via Nomentana. Sì. Adesso è l'università che specificatamente... Non lo sai, non viene in mente neanche a me. Che specificatamente forma le persone che poi chiedono di poter essere assistente nei servizi. Vedi segreti. Un attimo l'Università dei Cavalieri di Malta. Ma porca miseria, guarda, è incredibile, non riesco a ricordare. È una sigla anche quella? Sì. Tipo la DUIS. E tu come fai a trovarlo? Come? Via internet. Sì, ma cosa cerca, scusa? Università dei Cavalieri di Malta. Vabbè, vai avanti, vai. No, allora poi arriverà. Un altro articolo che dimostra come si tratta di una congiura, non è una congiura di poche persone, ma si tratta. Allora, nella prossima puntata, interrompo un attimo, sì. Io leggerò un estratto di un paio di paginette del libro che si chiama Strategia e tattica del colpo di Stato. Strategia del colpo di Stato, esattamente il titolo. Vuoi leggerlo adesso? Di Edward Luttwak, sì. Luttwak. Che è Edwin. Sì, il nome è quello. Edwin. Non è Edwin, è Edward Luttwak, sì. Che appunto mette in chiaro i punti essenziali di come si fanno i colpi di Stato modernamente, sì. Cioè non più attraverso la forza armata, attraverso le forze armate o
la rivolta armata in ogni caso, che si chiama... Non ho trovato nessuna sigla. Ah, E-Campus. E-Campus. Non è una sigla. Ah, che poi loro dicono I-Campus, perché lei è diventata. Okay. Allora. No, aspetta, volevo dire, quindi Ludwig, diciamo, puntualizza appunto gli elementi essenziali che servono a gestire un colpo di Stato. E lì, espresso chiaramente, sono messi nero su bianco tutte le modalità delle decine di colpi di Stato graduali che ci sono stati in Italia. Benissimo. No? Ed è una delle cose principali, è quella di mettere al posto giusto le persone giuste. Certamente. Cioè non si ammazza nessuno, ma quando arriva un ordine, certo, tu obbedisci, ma soprattutto produci una nuova legge per cui tu, per esempio, fai diventare direttori generali dell'ufficio delle entrate quelli che mai avrebbero potuto e che, sapendo che non mai avrebbero potuto, ti sono riconoscenti, quindi non hai manco tirato fuori una lira, certo. Però quei signori lì ti approvano la svendita del demanio dello Stato, la regalia dei castelli, delle coste, oppure dei palazzi storici degli italiani, a quattro soldi, per esempio il Ministero del Tesoro, che deve pagare l'affitto quando c'ha un comprensorio di 10 ettari quadrati, per la miseria, 10 ettari quadrati di territorio di immobili storici, che deve pagare l'affitto a una multinazionale israeliana che se l'è comprati. Una cosa che questi 867 direttori generali li abbiamo già fatti estromettere, ma quando andremo al potere noi gli facciamo tirare il collo a tutti come dei gallinacci, tutti, ma lentamente, sei così, capito? Non a strappo. Allora qui ci vorremmo, come faceva Lynch, ci mettiamo un cavallo, se tu il cavallo lo tenevi fermo campavi ancora qualche ora, quando non riuscivi più a tenere fermo il cavallo partiva e tu... Ma poi chi c'era? Quello che sparava alla corda, che prendeva la corda e quello che scappava al cavallo. Allora, l'ultima, anzi la penultima, il garante per l'infanzia sta col sistema bibbiano, eccolo qui, il garante per l'infanzia, perché? In corrispondenza a quello che tu hai detto prima, perché sono tutti dei loro, quindi quando tu per un momento vai a scoperchiare una certa situazione, è vero che questa situazione è stata scoperchiata oggi, ma non è mai stata sconfitta, siamo sistematicamente allo stesso sistema, quelli che c'erano prima ci sono adesso, vedi caso sono tutti legati ad ambienti del PD, cioè ai catto comunisti, cioè ai papisti, e quindi come tali sono autorizzati a fare le porcate che vogliono senza nessuna revisione, perché tanto fanno la volontà dell'attuale Papa. L'ultima cosa che voglio far vedere e chiudere questa rassegna è questo altro articolo, eccolo qua, così mi hanno rubato mia figlia, a questa donna hanno rubato la figlia. Con una scusa qualsiasi, lei non sa più nemmeno dov'è, gliel'hanno rubata, non sa dov'è, avete capito? E con questo io chiuderei perché è arrivato il buio. No, io vorrei dire due o tre cose in aggiunta, cioè diciamo annunciare come fa Piero Angela, sì. Alberto Angela, sì. No, me lo fai, Piero Angela, annuncio quello che sarà il prossimo video. Allora, voi avrete letto probabilmente in questi ultimi giorni la vicenda di Epstein. Esattamente, è uno dei loro. Uno dei loro. È veramente uno della cricca. E della sua fidanzata, che anche lei è sparita dalla circolazione. Esattamente. I quali hanno rapporti molto stretti con i Clinton. Avevano. Lui almeno aveva, dicono che... Ma quello che voi non sapete è che Clinton è una delle famiglie regnanti da 500 anni negli Stati Uniti, 450 anni, perché i signori Rothschild non sono i soldi, ma ci sono per esempio pure quello che è stato eletto a Presidente della Repubblica degli Stati Uniti per quattro volte di seguito. Roosevelt. Il caro signor Roosevelt, che uno deve spiegare se la legge prevede che siano al massimo due mandati, come fa uno a farne quattro?
e poi nessuno che dica niente, oltretutto, no? Sì. Come stava succedendo in Italia? Come stava succedendo con il signor Napolitano? Come è successo? Come è successo con il signor Napolitano, che se non lo denunciavamo noi a raffica con 17 querelle diverse, ancora stava lì a romperci le palle adesso. Quindi ricordiamoci bene che chi non manifesta e non difende la propria proprietà, il proprio diritto, il proprio possesso, è condannato a subire l'usurpazione di quello che se la prende, perché la proprietà non rimane lì indivisa. Tra l'altro dicono che Clinton, lui, sia figlio diretto di un Rockefeller. Certo, ma certo, quello che io voglio dire è che nelle prossime puntate sviscereremo il fatto che dei, non so, magari 46 presidenti, no, o 32, adesso non mi ricordo esattamente i presidenti degli Stati Uniti, mi pare 32, adesso che ci penso meglio, praticamente sono tutti imparentati tra di loro, tutti, a Trump ancora non l'ho verificato, ma tutti gli altri... Può darsi che sia un outsider in ogni caso. Certo, perché ha suscitato così tante avversioni che è molto probabile che sia un outsider. Ma certo, perché la parentela non è mai diretta, lineare. A volte ci mettono quelli di parentela diretta, a volte ci mettono quelli di parentela indiretta. Esattamente come hanno fatto i papi per 8-10 secoli. Perché sono gli ultimi quattro... accendi questa luce? Sono gli ultimi... Ho parlato di papi e io... Solo gli ultimi 4-5 papi non sono direttamente implicati in questa storia. Ma il signor Gentiloni, tanto per dirvene una, è imparentato con Gregorio XIV. E guai, se no col cazzo vero. Cioè, ricordiamoci sempre, il signor Conte Silveri Gentiloni, della grande famiglia dei Gentiloni, Odorino Gentiloni, no? Come si chiamava? Il Lodo? No, si chiamava il Patto. Il patto Gentiloni. Ma quello che permise gli accordi che furono presi con Giolitti, quindi col Partito Liberale, per far rientrare i cristiani nell'agone politico italiano contro la legge precedente che vietava ai cattolici di far parte dell'elettorato e di andare a votare. Quindi Gentiloni non è stato captato così dalla folla anonima, è venuto fuori questo discorso. Se tu hai finito, io visto che c'è la luce, vorrei leggere, siccome abbiamo parlato altre volte della damnatio memoriae, no, ricordiamo allora quella di Attilio, Attilio Regolo. No, scusa, di Scipione l'Africano. L'ho detto in qualche occasione, lo ribadisco. Allora, Scipione l'Africano, per far capire la gente con l'animus sociale e solidale e la differenza che c'è con quella amorfa attuale che di solidale non c'è niente. Allora, all'epoca, Scipione, dopo tutta quella serie di... tutta la serie di vicende dovute alle guerre puniche cartaginese, tutta la storia che c'era di sofferenza della popolazione italica e romana in particolare, tutte le vittorie che poi lui ha riuscito a conquistare sul campo in tante occasioni diverse, alla fine, per ovviamente, bisogna ricordare che per fare guerra servono i soldi e tutti i popoli italici contribuivano con delle tasse. Quando non c'erano i soldi, per esempio si facevano le guerre. No, a Cerveteri, per esempio, non c'avevano soldi in quel periodo là. Che cosa hanno fatto? Il Senato romano gli aveva imposto di consegnare, mi pare 200 tronchi d'albero di abete bianco, particolare c'era a Cerveteri, addirittura c'era ancora l'abete bianco. Pensate come è cambiata l'ambiente, clima. No? Il clima, eccetera. E all'epoca quindi dovevano fornire alla flotta romana 200 tronchi di albero che servivano per fare la chiglia, perché le galee avevano la chiglia lunga una trentina di metri e serviva un palo di un unico tronco che fosse adatto a quella cosa. E quindi ogni nazione, diciamo così, ogni tribù italica aveva un suo apparato di alberi, no, un suo contributo da dare alla guerra, no? E i,
i romani raccolsero all'epoca la bellezza di 15.000 kg d'argento per fare la guerra, per pagare tutte le varie cose che servivano per attrezzare le truppe, per pagare le truppe, eccetera. Comprare le armi, far fare le armi. E quindi fu assegnato a Scipione questo tesoro di 15.000 erano talleri, scusa, no, chili, 15.000 talleri d'argento, era un tallero che valeva dai 15 ai 20 kg, 25 kg di argento, era una quantità enorme. E lui, non avendo tenuto la contabilità ordinata in modo puntuale, non riuscì a dimostrare come aveva usato questi soldi e fu accusato di essersene appropriato, tant'è che nonostante avesse vinto una guerra che si protraeva da 100 passa anni, è stato costretto ad andare esule in Spagna. Questo per dire che i romani, non, tu potevi chiamarti come cazzo ti pareva, potevi anche vincere, e potevi anche vincere una guerra centenaria, però pagavi de persona quando sbagliavi. Certo. Non l'hanno ammazzato come hanno fatto per altri, ma l'hanno condannato all'esilio, all'ostracismo in Spagna. Allora adesso, cari amici, vi faccio. Oggi invece i nostri cari, i non nostri sono cari, ladri. Non solo i nostri ladri li eleggono a esattamente, ministri, esattamente. A Presidente della Repubblica, quando va male. Allora, siccome avevamo già rinviato altre volte a certe informazioni relative al papato, io qui vi faccio vedere una piccola lettura da... L'ho preparato, nelle prossime volte lo apriamo. Eccolo qua, scritto dall'amico Augusto Fontana, questa è la 60ª parte, è tutta legata a tutti questi strani situazioni particolari di condanna chiamate damnatio memoriae. Allora qui c'è la storia relativa a due papi. Quello che ci interessa è leggere le vicende di queste persone, che non erano veramente stinchi di santo. Sì, non lo erano proprio, non solo, ma la cosa più bella che la damnatio memoriae è sempre riguardata al papa perdente. Non è che siccome quello era un delinquente, no, gli facevano la damnatio. No. Aveva perso col braccio di ferro contro un altro papa. Questo per dire che razza di gente. E poi è diventato un antipapa. Diventava antipapa in un secondo tempo. Buonasera, piacere Maria. Ciao. Buonasera. Scusate il ritardo, ma ci eravamo persi. Ciao Maria. Non c'è problema. Giorgio. Ciao Damia. Stiamo facendo un video, 2 minuti e poi arriviamo. Allora, Gregorio da Ceccano, che non è San Gregorio, noto anche come Gregorio Conti, nacque a Ceccano, Frosinone, la patria di Andreotti. No, Andreotti non è. Frosinone, sì, come no. Non era espressamente di Ceccano. Patria di un grande attore che tu hai prima citato. No, parecchi, anche De Sica è di lì. De Sica non era di Ceccano, invece. Era di Itri. Di Sora. Ma, Sora, ecco Sora, bravo. Ma quello che veniva citato sempre. Manfredi. Manfredi faceva un programma dove citava sempre, no, Ceccano. Ah sì, ecco, è vero. E nel 1102 fu creato cardinale da Papa Pasquale II con il titolo di cardinale presbitero dei Santi 12 Apostoli, niente meno. Divenuto un accanito censore del comportamento di Papa Pasquale nei confronti dell'imperatore Enrico V per la concessione fattagli nel cosiddetto privilegio di Pontemammolo del 12 aprile 1112, diritto imperiale a investire vescovi ed abati eletti prima della conferma papale, si espresse duramente nel corso del sinodo lateranense del marzo 1112, che dichiarò nulla la concessione del citato privilegio.
Questo comportamento fu la causa della revoca della nomina cardinale da parte dello stesso Pasquale II. Tuttavia, nel concistoro del dicembre 1122, il successore Papa Callisto II lo reintegrò nella carica e nel titolo cardinalizio. Durante l'elezione papale del 1130, il cardinale Gregorio Conti si schierò a favore di Anacleto II, venendo naturalmente subito dopo deposto da Papa Innocenzo II, eletto anch'esso Papa in contrapposizione ad Anacleto. Innocenzo risulterà poi il pontefice legittimo. Troppo complicato questo, non lo leggiamo, basta. Vabbè, dai, no, io chiudiamo, perché c'è la gente. Sì, una vicenda che riguarda i momenti caldi della storia della cristianità, per dirvi come questa storia della cristianità difficilmente trovi una persona integra, questo voglio dire, e i papi sono tutti uno più carogna dell'altro. Altrimenti non diventavano papi. Appunto, e questo è quello che li supera tutti quanti. Chiudo, basta. Vadi. Vado.